Non è semplice mettere insieme, lasciando da parte bandiere politiche e campanili, decine di enti e associazioni. Per questo motivo la declinazione riminese del Patto per il Lavoro e per il Clima regionale è già di per sé un evento quasi storico. Dentro ci sono Regione, 27 comuni, 2 unioni di comuni, 8 associazioni di categoria, 3 sindacati, la Camera di Commercio, l'Agenzia per il Lavoro, l'Università di Bologna, l'Ufficio Scolastico e il Comitato delle Professioni. Tutti uniti per cercare di far decollare già da subito progetti che permettano di salire sul treno dei milioni di euro di fondi in arrivo dall'Europa. Progetti per creare lavoro, per la transizione ecologica, dedicati all'innovazione digitale o al turismo, oppure che esaltino le eccellenze del territorio. Il patto precedente sottoscritto con queste caratteristiche risale a 22 anni fa. Ecco, noi ci siamo messi in testa appunto di declinare sul nostro territorio questo patto regionale per il lavoro e per il clima, perché qui abbiamo la necessità di mettere a fuoco la strategia per gestire questa fase di grandi cambiamenti. E lo abbiamo fatto con il metodo della partecipazione, perché solo insieme, solo cooperando, solo lavorando, uniti per il risultato possiamo raggiungere veramente gli obiettivi utili alle nostre comunità. Abbiamo stabilito una cornice entro la quale svilupperemo i nostri progetti, anche di partecipazione ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo e la qualità del territorio. Decidere insieme tra le parti sociali e i territori e quindi i sindaci ci ha consentito negli ultimi 6 anni di essere la regione che ogni anno cresceva di più, pur in un momento così drammatico tra la guerra e l'aumento dei prezzi energetici delle materie prime. Vogliamo però fare bene almeno i compiti a casa nostra e proseguire con investimenti, sfruttando questa occasione irripetibile che il PNRR e i fondi di programmazione europea ci danno, con risorse che sono davvero importanti. Fare insieme è il modo migliore, fuori dalle differenze geografiche e soprattutto politiche, per guardare l'interesse dei cittadini e non delle singole parti o dei partiti.